Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è il nuovo episodio di Ark! E finalmente costruiamo la base sul Quetzal, alleluia, alleluia! Se Dio vuole ce la facciamo e ce ne andiamo su in montagna! Allora, di nuovo come al solito noi ci siamo fatti una specie di progettino più o meno per costruirci la base. Aspetta, fammi piazzare... No, no Jack, di nuovo non ci possiamo compenetrare, aspetta... Devo piazzare il primo dritto che poi mi serve da guida per gli altri. Aspetta. Aspetta. Parolone, piazzarlo dritto. Vai ora, vai, vai. No, no, no. Ci siamo persi un attimo il momento. Vabbè. Non è poi così tanto storto. Dai, facciamo che mi accontento. Allora, la base sul Quetzal non volevo farla eccessivamente grande. Anche perché... Aspetta che quest'ora non mi serve più. Perché non vorrei appesantire troppo la bestia, che altrimenti poi non riesce a sollevarsi da terra. Ho comunque modificato le impostazioni di Ark per fare in modo che non ci fossero limiti di costruzione sopra la bestia. Quindi io vado avanti a costruire finché riesco, e per il progetto che abbiamo disegnato io e Jack. E vediamo se poi il Quetzal regge, vediamo e speriamo, iddio, speriamo, perché ci ho messo una vita a farmi tutti i materiali e ok, e veramente non ho voglia di dover distruggere e rifare tutto, non ne ho voglia, non ne ho voglia. Ok, ha una forma strana, ha una forma un po' strana, ma vabbè, vediamo di iniziare a piazzare un paio di pareti, così forse... mi rendo un attimino più conto di cosa ne sta per uscire fuori. Aspetta, mamma mia quanta roba, povero Quetzal. Mamma mia quanta roba, povero Quetzal. Ok, allora questa qua. Aspetta, no, non ti impanicare, non sclerare. Ok, perfetto, facciamo un bel mix di vetro e di pietra. Vetro ovviamente per forza un po' di cose, perché altrimenti non ci vedo una cipalipa. Allora aspetta, fammi piazzare, ok, benissimo. Lì mi sono lasciata lo spazio, perché come abbiamo fatto per la gabbia, vorrei metterci due rampe in modo da avere facile accesso al nostro Quetzal anche mentre siamo in volo. Perché mi è sembrato che quando ci piazzo la roba di pietra vicino al collo, diciamo, poi non riesco più a salire da dentro la casa, non riesco più a salire sul Quetzal, cioè non mi compariva il pulsantino. Aspetta che non farmi distruggere tetti, ti prego, aspetta. Ok, perfetto. Ok, allora, ora che ho piazzato tutti i tetti qua davanti, dovrei poter mettere anche le pareti di vetro fino alla... Ah, ne devo mettere un'altra giù. Ne devo mettere un'altra giù, altrimenti... Aspetta, no. Ok, così. Sì. Ok, non mi piace tantissimo, non mi piace. Speravo di poterne mettere due che arrivassero giuste giuste alla base. E invece no. Aspetta, che prendo altre paretine. Aiuto, aspetta. Ok. Ok, e così chiudiamo qua davanti. No, 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 non farmi rompere le pareti di vetro. Ok, grazie. E niente, adesso abbiamo tutta la nostra parte frontale vetrosa. E così possiamo vedere dove cribbio andiamo. E abbiamo contemporaneamente un facile accesso per salire a bordo del nostro Quetzal e appunto e cavalcarlo e domarlo. Adesso scaletta da di qua, aspetta, aspetta, perché impazzisce in questo modo? Ok, scaletta di qua e scaletta... Aspetta, no, no, sto sbagliando tutto dalla vita, aspetta. Ok, aspetta... non mi fa impazzire, ho paura di rompere le vetrate. Ok, ok. Perfetto, è bellissimo, mi piace tantissimo, perché così abbiamo il facile accesso al Quetzal e contemporaneamente abbiamo sta vetrata gigantesca, super luminosa e super fighissima. Aspetta, ah, non riesco a entrare nell'inventario. Ah, che fregatura, che fregatura. Devo per forza salire a bordo e poi frugare nell'inventario. Non posso entrare nell'inventario del Quetzal. Non so per quale logica, non ha senso per nulla. Però non importa, me lo accetto passivamente, non fa niente. Ok, le scalette per scendere e salire dalla base senza dover appunto saltare di sotto. Qui usiamo la tecnica del mitico The Long Gamer, grande, ok. Col terrazzino e la casa è quasi finita qua, quasi. Cioè sì, ci ho fatto anche la scaletta per salire sul tetto, così riusciamo a non cadere lì sotto. Oh, ok, niente, stavo scherzando, ci cadiamo lo stesso di sotto. Va bene, comunque qua c'è la scaletta, ecco, ah, ok, ce la facciamo, perfetto. Per salire sul tetto dove poi voglio piazzare delle righierine, ma più tardi, più tardi. E visto che ci mancano un po' di materiali, ne approfittiamo per distruggere la vecchia costruzione che avevamo fatto per difendere l'Argentavis, se non ricordo male, quando eravamo finalmente riusciti a stenderlo.
Ok, allora casetta è praticamente finita, dobbiamo solamente riempirla di tutto ciò che ci serve per partire verso le montagne innevate. Allora, direi, tanto per cominciare, i lettini, sì, non la faccio due piani perché non ne ho voglia, aspetta, però devo decidere dove piazzare le cose, mi sa che lo mettiamo qua nell'angolino, il lettuccio, aspetta, così me lo metti, aspetta, dai che lo spazio è poco, devo cercare di guadagnare più spazio, no, no, Quetzal, stai fermo 10 secondi, grazie. Grazie, aspetta che ci piazzo pure il secondo. Ok. No, vabbè, perfetto. È perfetto, sembra un letto, una piazza e mezza. Perfetto, fantastico. Ok, benissimo, benissimo. Ok, allora, vediamo di piazzarci tutto il resto. Abbiamo l'armadietto. Dai, dai, no, aspetta, ma mi sono fatta due fornaci. Mi sono fatta due fornaci, non me ne ero accorta. Ma porca puttana, me ne bastava una. Aspetta, anche questo fammelo mettere dritto. Ce la facciamo? Aspetta, aspetta, è sempre un casino. Oh, sto sclerando a costruire questa casetta. C'è il Quetzal che non sta fermo mezzo secondo. E ovviamente noi abbiamo appena finito casetta e il Quetzal si alza a malapena da terra. Ark, perché? Perché mi fai questo? Ma porca puzzola, ci ho messo un'eternità. Ora devo buttare giù roba e rimettermi a costruire, ma io non ne ho voglia, non ne ho voglia, uffa. E non passo neanche dalla porta, ma non mi sembra giusto tutto ciò. Ma non ci passo, ma ci passavo fino a un secondo fa. Basta, io me ne vado. E finalmente dopo 3000 anni siamo riusciti... Sì, aspetta, aspetta che Quetzal fa cacca, ovviamente sbilancia tutto. Siamo riusciti a rifarci la casetta. Sopra mi sono mantenuta e i miei corrimano, le mie ringhierucce per evitare di caderci di sotto. E abbiamo... aspetta, aspetta, ho dovuto spostare la scala, sempre un trauma, ok, chiuditi, grazie. E qua ci siamo messi quella per scendere, perché ho dovuto devastare, cioè distruggere il terrazzino, quindi ho dovuto unire l'uscita al resto della casa. E sì, qui ci siamo piazzati il resto, meno male che alla fine mi ero fatta due fornaci per sbaglio, ma probabilmente già avevo intuito che qualcosa sarebbe andato storto. Qua ci siamo messi la nostra tigre e il nostro Argentavis nelle loro sfere poké e finalmente siamo pronti con il nostro fucilone a partire per le montagne nevate e direi che possiamo partire. La casetta è minuscola ma a me va bene, mi basta poco, mi basta poco, noi siamo minimalisti, ci basta che il Quetzal si alzi in volo, ci basta poco per essere felici, veramente poco. Ce la fa? Sì, ce la fa, il peso è notevolmente più basso, sempre tanto, quindi glielo alzeremo il prima possibile. Però, dai, dai, sono contenta. Ok, la nostra vetrata... No, vabbè, ma c'è Jack che spunta. Oddio, non si vede benissimo, ma c'è Jack che è praticamente in mezzo alla vetrata. Che scena orrenda, che scena orrenda. Ora, il fatto che siamo pesanti, unito al fatto che il Quetzal ha la stamina che fa schifo, noi praticamente arriveremo alle montagne tra altri 4 miliardi di anni. Perfetto. Quindi praticamente si saranno estinti i dinosauri e noi arriveremo sulle montagne e ci saranno i marziani. Ebbene sì, ebbene sì. E finalmente dopo quei 2-3 mila anni siamo arrivati vicino alla zona innevata. Il nostro Jack ci sta già morendo di freddo. Yuppie, che bello, che bello. Allora, vediamo un po', c'è un po' di carnina pronta. Sì, meno male, ok. Ovviamente avremo bisogno di mangiare veramente tanterrimo. Perché altrimenti Jack, poverino, ci congela tutto. Allora, vediamo di scongelare, cioè di togliere dalle sfere poké i nostri due dino. Cioè il nostro Argentavis, non c'entrano niente coi dino in realtà. Il nostro Argentavis e la nostra tigre dei denti a sciabola, il nostro Romeo. Allora, vai, intanto Argentavis. Vai, sfera poké! Boom, non volevo lanciarlo di sotto. Ok, cioè, come è uscito male dalla sfera poké l'Argentavis? Era tutto schiacciato, poverino. Va bene, vai Romeo, tocca a te, non cadere di sotto, non cadere di sotto. Cosa? Romeo? Romeo, cosa stai facendo? Non volevo prendere il fucile, scusa, sembro minacciosa così, ma... È tormentato. È ibernato. Cioè, ma è tipo ibernato. Sta dormendo perché era ibernato nella sfera poké. Ma perché l'Argentavis no, scusa? No, non capisco. Vabbè. Vabbè, no, io volevo prendere il mammut con Romeo, che in teoria mi dovrebbe dare molte più pellicce, mi dovrebbe raccogliere molte più pellicce, ma dannazione! E Jack ci sta morendo malissimo nel frattempo.
Cacchiarola, cacchiarola. Allora, visto che Romeo continua a dormire, nel frattempo comunque si è fatta notte e il nostro Jack sta morendo congelato, ho deciso che il piano sarà questo. Allontaniamo un attimo la nostra base, il nostro Enterprise, in una zona dove Jack possa un attimino rifacillarsi, riscaldarsi e recuperare le energie perdute. E poi penso a sto punto che ce ne andremo avanti e indietro con l'Argentavis, per... cioè con Joe, per prendere un po' di pellicce, solo che non so quante me ne possa raccogliere. So che la pantera, cioè che la tigre ne raccoglie tante, Joe penso poche, cacchio. Ok, allora finalmente è l'alba di un nuovo giorno e noi siamo direi pronti per andare a caccia di pellicce. Sì, facciamo, mangiamo un pochino. No, Jack poverino non si è ancora ripreso del tutto. La notte non è bastata, la notte non è bastata. Però dovremmo... Ti apri, grazie, ok. Sì, Romeo dorme. No, Romeo mi sta intralciando il passaggio. Romeo, aspetta, proviamo dall'altro lato, ok. Romeo dorme ancora, è vicino all'ingresso, ovviamente. Porca puzzola, ma stiamo scherzando? Cioè, questa dovrebbe essere la parte più facile della questione. Cioè, devo solo riuscire a salire e prendere l'argentavis. Ok, grazie. Riesco a non cadere di sotto a sto giro. Non riesco a chiudere la botola. Non riesco a chiudere la botola. Ma perché? La salto, io la salto. Chiuditi. Oh, Cristo, grazie. Oh, dicevo, allora è l'alba di un nuovo giorno. E se ce la facciamo, se Jack non ci muore, facciamo un po' di avanti e indietro con il nostro Argentavis. Sì, siamo tanto lontano dalle montagne innevate, tanto lontano. E cerchiamo di prendere quante più pellicce possibili. Vabbè, tu tizio stai fermo lì, Enterprise, mi raccomando, buono buono, questo questo. Non litigare con le genti della zona. E no, vabbè, siamo veramente tanto lontani, porca miseria. Ho già freddo, ma non siamo neanche vicino. Cioè, vediamo se riusciamo a cercare a trovare un mammut qua in periferia delle montagne innevate. Così siamo più vicino alla zona dove non ci congeliamo le chiappe. Allora, mammut non è che ne abbia visti molti, anzi zero. In compenso ho trovato un fantastico Utyrannus che litiga coi lupi e che ci urla di tutto. Guarda come urla. Un Utyrannus 45. Carino. Carino, carino. Tizio, tu sarai uno dei prossimi, sappitelo, sarai uno dei prossimi. Devo capire come allontanarlo dai carno poi, perché ovviamente è circondato da carno. Un mammut, aspetta che vedo mammut. Aspetta che vedo mammut. Eccoli qua, perfetto, perfetto. Vediamo di farne fuori qualcuno. Allora, volevo provare intanto il fucile a pompa per vedere gli effetti sulle bestie. Non gli è piaciuto, alla bestia non piace. No, ah cavolo, mi ero dimenticata che era scarico. Aspetta. Mi allontano poco, aspetti un secondino. Ok, sì, tanto è lento, abbastanza lento, ok. Quindi ci mettiamo ancora più lontano così lo riusciamo ad uccidere. Sì, Joe mi atterri, grazie. È lento il tizio, però prima o poi arriva, ecco. Ok, mi sembra di sprofondare nella roccia. Vabbè, ok, aspetta. No, Lillo, stai fermo però, ok. Perfetto. Ok. Sì, mi piace il fucile a pompa, che non ha bisogno di ricaricarsi ogni 30 secondi. Mi piace tanto. E uno c'è andato. Vediamo di uccidere già anche l'altro, così. Ma io sono compenetrata con la roccia, aspetta. Cioè, stavo compenetrando con la roccia, ma ti sembra... Dov'è il mio cadavere? No, dov'è il cadavere? Ma stiamo scherzando? No, la mia pelliccia! Gli avevo appena sparato i colpi. No! Cosa è successo? Chi se l'è mangiato? Chi di voi si è mangiato il mio mammut? Ma porca miseria! Allora metti io questo. Però che sfiga immane! Joe, abbi pazienza, non ho voglia di riposizionare, tirare fuori il fucile. Sono un po' arrabbiata per la questione del mammut scomparso. Ma è possibile che uno uccida i mammut e i cadaveri spariscano così, nel nulla? E mi arrivano anche le zanzarine, maledette fetenti. Ok, grazie. Ma porca miseria, sì, ma andando avanti così ci metteremo l'eternità. Me ne ha raccolto pochissimo. Me ne ha raccolto tipo 5 unità, mi sembra. Cioè, pochissimo. Ma che pizza. Allora, nel tentativo di trovare e trucidare mammut, noi ci siamo trovati quest'angolino sulle montagne innevate. Sì, qua non c'è neve, ora capisco. Però, in realtà, vedete, siamo vicino, cioè siamo sulla montagna innevata. E in questa zona, non ho capito perché, ora qui ho congelo, vedete che c'è il simbolino in basso a destra. Ma se io mi posiziono in quest'angolino,
improvvisamente non congelo più. Cioè, non ha senso, è un bug incredibile dove il nostro jet però non ha freddo e quindi io ne approfitterò assolutissimamente tantissimo. Sì, ci nevica ogni tanto, in base a come giro la telecamera ci piove e ci nevica. Però Jack non ha freddo ed è questo l'importante, che Jack non ci muoia congelato. Quindi noi ora ringraziamo tutti i santissimi bug di Ark per questa scoperta. Grazie bug, siete meravigliosi quando ci venite incontro in questo modo. E andiamo a pigliarci il nostro Enterprise, sperando che Romeo nel frattempo si sia svegliato. Così ci avviciniamo a questa zona dove appunto non ci congeliamo le chiappe. E finalmente forse riusciamo con Romeo a raccogliere un po' di pelliccia in più, perché ne ho raccolte tipo una decina con Joe. Cioè è inutile. Oh, ma buongiorno! Buongiorno, signor Romeo! Quando vuole, non si preoccupi. Mamma mia, dormiglione! Mi sa che ti devo cambiare nome. No, non è vero, Romeo mi piace troppo. Romeo al meglio del Colosseo. Allora, parcheggiamo il nostro Argentavis qua su, ci portiamo giù il nostro Rameo e andiamo a trucidare tutti i mammut che incontriamo sul nostro cammino. Muohohoho. Così Jack la smette di morirci congelato, mi sta odiando tanto. Aspetta! Ah, cioè, credevo mi cadesse di sotto il nostro Romeo. Cioè, se cade giù fa nulla perché vola, però Romeo mi dispiacerebbe un po' farlo cadere di sotto. E c'è un temporalone del manga però, eh? Ok, e finalmente possiamo andarcene a zonzo con il nostro fantastico Romeo. Oh, che bellino Pucciolo, in effetti non l'abbiamo praticamente mai usata la tigre. E mi dispiace questa cosa, quindi questa è un'ottima occasione per sfruttarlo. Ma che bei posti che ci sono qua, anche per costruirsi una base, stavo per cadere di sotto. Meno male che ho saltato all'ultimo, non me ne ero accorta. Ah, sì, ci siamo cagati un po' addosso, Romeo, ti capisco, è successo anche a me. E dicevo, finalmente potremo sfruttarci un pochino il nostro... quanta roba. Ciao! Ciao mammut! Ma ciao bel mammut! Puccello, c'è l'imbarazzo della scelta! Allora, io se ne attacco uno, poi mi attaccano tutti, vero? Allora, vediamo un attimino i livelli prima di farci uccidere subito. 10, 32, mi sembra un altro 10. Sì, ok. Qua è fattibile, qua la cosa è fattibile decisamente. Però aspetta che ce n'è due di là, vediamo uno. Aspetta, 45, è però 45, ma con il nostro Romeo dovremmo farcela senza troppi problemi. Vai Romeo, l'attacco! Raccogli tutta la pelliccia che puoi raccogliere! Vai veloce! Vai, azzanalo, graffia, mordi, fai qualsiasi cosa pur di prendere la pelliccia! Scusi mammut, lei ha ragione! Aspetta che arriva anche l'altro! Aia, mi fanno un po' male! Aia, Romeo, dobbiamo alzarti un po' la vita e anche l'attacco! Romeo, decisamente ti dobbiamo alzare un po' di cose, aspetta! No, volevo fare la figata e ucciderla direttamente con la nostra tigre, ma mi sa che no. Mi sa che proviamo col fucile. No, aspetta, dove vado? Non vedo. Aspetta che è sempre un casino. Ok, mi giro, ok. Puntiamo ora, proviamoci. Ok, perfetto, ok. Ora dovrebbe essere un pochino più comoda la faccenda. Aspetta, si sta avvicinando. Ah, ok, preso, ok, l'altro, veloce però. No, carica, aia. Scusa Romeo, c'hai tanta ragione. Ok. State buoni e non rompete le balle. No. Attendiamola con Romeo. Quanta pelliccia! 115, grande! 173! A posto, io torno dal Quezza. Oh, siamo pesanterrimi. Romeo, ti dobbiamo alzare tutto. Vita, peso, tutto. Qualsiasi cosa. Non c'è un valore che ti va bene, sappitelo. Va bene, grande però, visto che, ecco, Jack è già a metà vita per colpa del congelamento, porca puzzola, ce ne torniamo subito sul Quetzal e ci facciamo la nostra super armatura in pelliccia, fighissima, caldissima, meravigliosa, e possiamo finalmente andare in tutta tranquillità e in tutta lentezza, a quanto pare, alla conquista della montagna innevata! Ok, siamo tornati sul Quetzal, ma cacchiarola, il nostro Jack ci sta veramente morendo tanto... No, non volevo chiudere! Ci sta morendo veramente tanto di freddo. Io con le scale non riesco a scendere, vero? No. Allora mi butto di sotto. Chiudi, per favore, che già c'è freddo. Grazie. Vediamo di farci in fretta tutta la cosa in pelliccia, tutta l'armatura in pelliccia. Veloce. Dai. Dov'è? Armatura, ok. Fur, sì, perfetto. Vai, tutto. Crafta tutto. Datti una mossa. No, oh, dai, che ci congeliamo il culo qui.
Guarda Jack, poverino, come sta soffrendo. Quanto sta soffrendo. Sì, vabbè. No, uffa. Allora, Primit mi sa è già scaduta. No, no, una è resiste. No, basta. Ce n'era ancora una, ma è morta subito. Ok. E, vabbè, ne recupereremo altra nel frattempo, visto che i mammut ce ne danno abbastanza. Dai, però. Aspetta, ma è pronto? Sì, è tutto pronto. Aspetta, 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 che mi vesto. Aspetta, che mi vesto. Subito, subito, subito. Veloce, veloce, veloce. Dai, che voglio anche vedere come sta Joek con l'armatura in pelliccia. Vestiti in fretta, Jack. Veloce, veloce. Guarda, che uomo delle caverne super figo. Guarda che uomo delle caverne super figo che non sei. E finalmente non abbiamo più tanto freddo. Abbiamo solo un pochino di freddo. Bene, molto molto bene. Oh, ciao armatura in chitina. Mi sa che noi per un po' non ci rivedremo più. Ok, allora noi ci siamo avvicinati con il Quetzal, l'Argentavis e il nostro Romeo. Proprio sulla cima quasi delle montagne, della montagna elevata, sì, direi sulla cima. Su questa bella piattaforma alta dove non ci rompe le scatole nessuno. E ci sono un bel po' di lupi che girano qua in zona. E saranno la nostra prossima preda. Quindi niente, io ora mi passo il tempo a raccattare materiali. Un po' per fortuna ce li avevo già sul Quetzal. E iniziamo a costruire materiali per fare la trappola dove addomesticheremo il nostro branco di lupi. Ebbene sì, perché io voglio un branco, ragazzi. Voglio un enorme branco di lupi. Ovviamente inizieremo magari con un paio, ma poi lo amplieremo alla follia. Quindi direi che per questo episodio la finiamo qui. Vi mando come sempre un enorme abbraccio e un bacione. Vi invito a mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. E noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti. Ciao ciao. Anzi, auuuu.